Amici di Radio Laser e di Laser TV, un importante seminario questa mattina a Pisticci, scuola lavoro, prospettive professionali e lavorative del diploma tecnico informatico e di telecomunicazione, organizzato dall'Istituto Tecnico Tecnologico appunto qui a Pisticci, diversi relatori di questa mattina, tra i quali il perito industriale Corrado Urgo, che è presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Matera. È reale quando parliamo di diploma di istituto tecnico, quando poi questi ragazzi si troveranno a che fare con il mondo del lavoro, è reale poi essere inseriti direttamente in questo mondo oppure hanno bisogno di fare tanto altro? Teoricamente è reale, perché il mondo del lavoro chiede dei tecnici specializzati. Inserirli in automatico è un po' più complicato, perché le competenze e le conoscenze che la scuola dà non sono quelle attese dal mondo del lavoro. Per cui passa dalla teoria alla pratica. Insomma. Bisogna passare alla pratica, bisogna fare. E per cui è importante e interessante aggiungere delle altre conoscenze. Uno dei nostri cruci è quello che la Basilicata è l'unica regione che non ha ancora avuto una cosa che si chiama ITS, istruzione tecnica superiore, è un corso di formazione che permette di formare delle figure tecniche petite dal mondo industriale. Stiamo tentando in questi giorni di riuscire a farne uno anche a Matera. Bene, quindi insomma le prospettive sono queste, ma soprattutto le mancanze che esistono in questa regione, quelle ad esempio, come lei ha appena detto, delle persone specializzate, il personale qualificato esiste realmente o dobbiamo sempre prenderlo da altre regioni d'Italia? Nelle altre regioni il raccordo, la scelta di alcuni corsi spesso non servono al territorio o alle aziende che li aspettano. Il mondo industriale assume tanti periti industriali, solo periti industriali, spesso però sono inquadrati da operai, però li prende perché sono i più vicini al loro mondo del lavoro, di attività. Per migliorare tutto questo chi dovrebbe diciamo fare insomma qualcosa di più o forse qualcosa che non è mai stato fatto? Sicuramente il sistema scolastico, quindi il MIUR, e poi anche noi, le scuole, il mondo del lavoro. Noi per gli industriali abbiamo cercato di orientare alcuni ragazzi con la speranza che vengano nel nostro collegio per dargli la possibilità per fare quelle azioni che il mondo del lavoro si aspetta, progetti, collaudi, consulenze e quant'altro. Bene, in attesa appunto di seguire questi lavori molto interessanti di questo seminario, cari amici, vi ringrazio, grazie al presidente del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Matera, grazie. Grazie a lei.